Bentrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di questa puntata. Nel 1992 scoppiò Tangentopoli. Lo scandalo delle tangenti, Mani Pulite, è il nome giornalistico dato ad una serie di inchieste giudiziarie condotte in Italia da parte di varie procure giudiziarie, in particolare quella di Milano, che rivelarono un sistema fraudolento e corrotto che coinvolgeva in maniera collusa la politica e l'imprenditoria italiana. L'impatto mediatico e il clima di sdegno dell'opinione pubblica che ne seguirono furono tali da decretare il crollo della cosiddetta Prima Repubblica e l'inizio della Seconda Repubblica, in quanto partiti storici della Repubblica Italiana come l'ADC e il PSI si sciolsero e vennero sostituiti in Parlamento nelle successive elezioni da partiti di nuova formazione o che prima erano sempre stati minoritari o comunque all'opposizione. La nostra esperienza è fatta da illusioni piuttosto che da saggezza acquisita. Joseph Rux. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Treviso. Più precisamente a Monastier. L'abbazia di Santa Maria del Pero è un convento di monaci benedettini del X secolo ed è uno dei luoghi più carichi di mistero della Marca Trevigiana. L'abbazia fu fondata dall'imperatore tedesco Ottone I al posto di un vecchio scalo fluviale. I monaci bonificarono meticolosamente questa zona lacustre e boscosa. In osservanza della loro regola di preghiera e lavoro, curarono il chiostro coltivando piante e fiori e nutrendosi del loro lavoro nei campi. La chiesa è quasi stata completamente distrutta, anche se è stata oggetto di restauro. Oggi rimangono due chiostri di particolare suggestione e i resti di un grande fabbricato a tre piani che ospitava il refettorio al piano terra, la biblioteca al primo piano e l'appartamento dell'abate al terzo. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.